Buongiorno, ben trovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federfarma Channel. Vediamo i titoli di oggi. Autismo, in campagna il progetto per specializzare i farmacisti ed effettuare tamponi per i soggetti fragili. Vaccinazioni in farmacia, 10 regioni sono pronte, Valle d'Aosta e Lazio già operative. Bari, nuovi emogasometri per le USCA grazie alla donazione di Federfarma. Medical device, Federfarma chiede al Ministero della Salute moratoria sul regolamento europeo. Avere le giuste competenze ed essere opportunamente formati per effettuare tamponi antigenici rapidi per il Covid-19 a persone con disabilità intellettive o con disturbo dello spettro autistico. Con questo obiettivo è nato il progetto di formazione realizzato dal Centro regionale di malattie rare della Regione con Federfarma Campania per illustrare ai farmacisti come effettuare i tamponi con questi soggetti più fragili. Un'iniziativa che vede ancora una volta le farmacie impegnate per il sociale, confermando il loro ruolo naturale di fondamentale presidio sociosanitario sul territorio. Per il progetto sono stati realizzati dei video tutorial che mostrano al farmacista come effettuare correttamente il tampone nasale rivolto ai pazienti, la spiegazione di una serie di procedure e passaggi tecnici relativi all'esecuzione assicurano così la maggiore sicurezza e appropriatezza del test. Procedere a velocità diverse tra le varie regioni, la partenza delle prenotazioni e delle somministrazioni dei vaccini anti-Covid in farmacia. Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto e Valle d'Aosta hanno già firmato l'accordo regionale che recepisce quello nazionale. A queste si aggiungono la Lombardia, che ha già un protocollo attuativo pronto e solo da siglare, e la Liguria, dove è stato firmato un accordo diverso che prevede la somministrazione in farmacia, ma non da parte del farmacista. In Valle d'Aosta già sono iniziate le somministrazioni, mentre il Lazio partirà dal 1 giugno. Una decina di regioni inizieranno a somministrare da metà del prossimo mese, mentre le altre bisognerà attendere. Migliorare l'assistenza a casa e la qualità di vita dei pazienti. Con questo obiettivo Federfarma Bari ha promosso una donazione in favore dei medici USCA, l'unità speciale di continuità assistenziale, di nuovi emogasometri acquistati dall'ASL. Dopo gli ecografi portatili e le apparecchiature della telemedicina, continua quindi il progetto di potenziamento dell'assistenza sul territorio, con una prospettiva di cura che va anche oltre la pandemia. L'emogasanalisi risulta particolarmente utile nei pazienti che presentano insufficienza respiratoria o dispnea acuta. In parallelo alla fornitura è partita anche la formazione dei medici USCA per l'impiego corretto degli emogasometri, che consentono di individuare i valori dell'ossigeno e dell'anidride carbonica nel sangue. Federfarma ha richiesto al Ministero della Salute di fornire indicazioni agli operatori che, come le farmacie, garantiscono al pubblico la distribuzione di dispositivi medici per metterli in condizione di poter garantire l'assolvimento dei nuovi adempimenti previsti dal regolamento europeo. In particolare, Federfarma ha chiesto una moratoria che salvaguardi dalle possibili conseguenze negative legate all'oggettiva difficoltà di adempiere agli obblighi previsti nei tempi stabiliti. Per maggiori dettagli è consultabile la circolare di Federfarma nella sezione d'accesso riservato del sito. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito. L'appuntamento con una nuova edizione del telegiornale di Federfarma Channel per la prossima settimana. Buona giornata.